Avviano infine a Cinestiano. Quattro. Cinestiano la Folega. La Sciarocca. La Sciarocca. E il Paccaccio e Chilo de Notte. La mamma lì. Il fatto si è, come non vorremmo, era bello fatto, che pensi... Se si digrisce si sbrava. Si faceva tutte le acquarelle così e sì, non perché non c'era la forza. Di... Non c'era allora la forza. Non vedo il giorno che hai fatto, siamo lasciati questo forno appicciato, ci siamo scordati di levarci la temperatura. E così venne il pane. Così quando venne, dicevo se brucia questo, ma invece vennero certe che belle pagnotte sfogate. E allora siamo portati sempre alla gradazione. Perché? Però ci c'erano della gradazione del pane del birra. Però... Quello una botta cresce, certo. E si cuoce subito. Dice che sta nostro c'è odore che cosa. Mio padre diciamo che ha cominciato a lavorare da fornaio a 10 anni a Velletri come ragazzo, come apprendista. E lui portava praticamente il pane con la bicicletta, con la gerla alle spalle. La sera lo impastavamo, lo metteva dentro questa impastatrice meccanica. E ci stava sta tipo la molazza, e ci stava questo coprone che girava il pane e poi lo lasciava lì dentro e quando cresceva alle 3 lo buttava dentro questa vasca di pietra e doveva ricrescere un'altra volta e poi alle 7 lo lavorava, la pagnotte e poi lo infornava. Secondo come erano le famiglie, chi portava 12, 7, 8, insomma, non è portano sempre le stesse. Ogni famiglia, secondo le persone che facevano il pane, capito? C'erano quelle delle famiglie più grosse, lo facevano di più, quelle delle famiglie più, lo facevano di meno. Ogni otto giorni, sì. Io mi ricordo un matrimonio fatto quando mia madre con mio padre c'erano l'osteria qua quando stava la sezione del Partito Comunista. Lo sa che ci fece? Erano ciambelle, de grasso e pagnottini. Ci fece. I forni erano tutti dei nobili, dei signori. Poi c'era però il forno del paese, della comunità. Io mi ricordo, no? Prendevamo l'acqua a Fasanella, alla fontana. E Marma ci diceva a Nicola Fratimo, devi fare 10 viaggi, che gli imperterrito, ne faceva 9, come faceva Marma, accorgi se che ne aveva fatti 9. Dice, ma ne sono fatti 10, no? Ma erano fatti 9. Ne erano venuti alla scuola, ma erano di che. Porca miseria. Qual era la vita quotidiana di una ragazza? Diciamo sotto i 20 anni, qual è stata la vostra esperienza? Beh, era scuro, si veniva a stancarsi, quando si faceva la notte. E non potevi parlare con gli altri. No? Non potevi parlare con i ragazzi. Con i ragazzi. No. Oltre, perché eri fidanzata? No, non potevi parlare con nessuno, okay. Perché non ti direvano, però non si poteva tu venire da sapere. Perché dicevano, se vola la penna, chi la raccoglie? Perché prima ci si veniva da... E Zoya Marchetti, Vincenzo Marchetti, cosa? Alessandro Marchetti, da ragazzo. E vado alle fuori, tutte faceva parecchie di carta che gli leggevo. Sempre come mi hanno detto, noi. Ci diceva nonna, dammi una pizza. Capito? Se mangiare la gente così, da grande gli faccio un altro. Però non ricordo.